Come misurano l'innovazione e la conoscenza e quali sono le dimensioni della conoscenza che possiamo effettivamente misurare? Allora, lo strumento tradizionale per misurare la conoscenza e la potenzialità di innovazione delle imprese sono gli investimenti, ricerca e sviluppo, e questo è, diciamo, un indicatore tradizionale. La novità di questo rapporto, che mi sembra appunto primo in Europa, è quella che oltre agli investimenti ricerca e sviluppo, il rapporto misura il livello di istruzione e di competenze e di formazione degli imprenditori e dei lavoratori. Questa è una novità assoluta che serve a capire quanto le competenze nuove che emergono sono facilitate dalla formazione delle imprese e quanto queste competenze poi riescano a fronteggiare le novità del cambiamento tecnologico. Cioè, ci troviamo davanti a una serie di sfide del futuro del lavoro, e questa è una dimensione fondamentale.